Buona serata, un altro appuntamento con Atmosfera, benvenuti a questo meraviglioso locale, siamo pronti, è sabato, sono le 22 e che cosa si può volere di più? Voglio di più, iniziamo così. Io che ho visto la terra bruciare e la gente che mi entrava in casa, io che ho visto tutto, oggi sono vero. Io che ho visto un uomo e una campana stare insieme a gridare per ore, ieri che ho visto il mare, oggi sono stanco, ma voglio di più di quello che vedi, ma voglio di più di questi anni amari. Sai che non striscerò per farmi valere, vivrò così cercando un senso anche per te. Ed ho visto prestare le mani solo in cambio di un po' di rumore, mentre il caldo t'ammazza e hai voglia di cambiare. Ed ho visto morire bambini nati sotto un accento sbagliato, ieri mi sono incazzato ed oggi sono vero, ma voglio di più di quello che vedi, ma voglio di più di questi anni amari. Sai che strillerò darti colore, sarò così sempre pronto a dire no. Ma voglio di più di quello che vedi, voglio di più di questi anni amari. Sai che non striscerò per darti colore, vivrò così cercando un senso anche per te. Bene, grazie. E mi è arrivata una richiesta e qui facciamo un bel tuffo indietro nel tempo. Amapola, vi ricordate Amapola? Ve la suono, eccola qua. Thank you.
Grazie, continuiamo questa serata di musica con un capolavoro di Renato Zero che ci riporta agli anni 70. Tante canzoni hanno inneggiato al cielo e questa è una di quelle. Guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrai preso il volo, ma le ali le han bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. La grandiosità del cielo descritta immensamente bene in questo capolavoro di Renato Zero, ma in alcuni casi il cielo può essere anche racchiuso dentro una stanza. Qui con me, questa stanza non ha più pareti, alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo
sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, e per te e per me. Grazie. Grazie, troppo buono. Ma tra il pubblico vedo Marcello Cirillo. Ciao Marcello. Cosa dire cosa del nostro dire? Alessandro De Gerardis, benvenuto nel Piano Bar. Bene. Come ti trovi nel Piano Bar? Il Piano Bar è un po' una mia atmosfera abbastanza consona, perché ho iniziato così, insomma, sono fatto i miei 20 anni di Piano Bar e tutte le volte che mi ritrovo in atmosfere simili mi fa tornare un po' indietro nel tempo. Tu stanotte sei a Isoradio o no? Questa notte no, ci sarò la settimana prossima. E quindi cosa prevedi la settimana prossima lì a Roncobilaccio? A Roncobilaccio spesso succede una situazione tipo questa. Fammi tra sentire. Bamberino e Roncobilaccio in direzione di Bologna, 2 chilometri di coda per traffico intenso. Il grande Alessandro De Gerardis! Grazie, bellissima sorpresa, ciao Marcello, e continuiamo, questa volta vi suono un altro capolavoro. Questo è un capolavoro dei Pink Floyd, si tratta di Time. Thank you.
grazie anche per questa sera. Siamo arrivati all'ultima canzone. Voglio dedicare qualche minuto alla grande musica di Francesco De Gregori. Vi faccio un saluto generale. Dietro la collina ci sta la notte, cruca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, e torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Finita, il nemico è scappato, è vinto, battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. La, 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 la. È il momento dei saluti, anche per questa sera il tempo è volato, ma non disperiamo, intanto ci aspetta una domenica che spero sia felice per tutti, e poi l'appuntamento è alla prossima settimana, un altro sabato, un altro appuntamento, sempre alle 22 con Atmosfera, linea Radio Club TS, ciao! Radio Club TS.